Ben ritrovati amici, oggi grazie ad un amico che mi ha prestato questo gioiello vi posso parlare della Pilot Custom Urushi. Come forse saprete, Urushi è una lacca giapponese, la più pregiata fra tutte. Questa è un'edizione limitata, proposta in due colorazioni, quella rossa e quella nera. Non è ancora una Namiki. È una Pilot Urushi, non è la Namiki, questa è, insomma, bisogna accontentarsi del pennino da 30, la classificazione interna di Pilot, mentre soltanto la Namiki, la più grande, quella che insomma, personalmente costituisce un po' il sogno che ho nel cassetto, ha un pennino da 50. È una penna veramente molto bella, finita molto bene, e ringrazio appunto chi mi ha permesso di poterla provare a fondo, perché giudicare una penna non si può farlo in 2 minuti, nemmeno in un paio d'ore. Bisogna averla sotto mano, provarla con diversi inchiostri, in diverse anche circostanze, perlomeno disposizioni d'animo e soprattutto con molte carte. Questa è una bella penna, andiamola a scoprire. Il pennino è in oro a 18 carati. La dimensione, come vedete, è generosa perché Pilot comincia a produrre pennini che classifica di misura 3, poi ci sono i 5 che sono forse i più diffusi, quelli che equipaggiano la serie Custom 74, ad esempio, poi si passa alla misura 10 della serie 742, quella 15 della 743, fino appunto poi arrivare al 30 e al 50, che è un pennino mastodontico, straordinario, molto bello. Un pennino che viene definito dall'azienda, questo, anche flessibile. In realtà non fatevi ingannare, non è flessibile, è giustamente elastico, giustamente rispondente a quello che è la pressione della mano nell'atto di scrittura. Ecco, non è un pennino che divarica i rebbi, è molto molto godibile, veramente si fa apprezzare. Comodo, ecco, sono le sospensioni di una berlina di lusso che non vi fanno sentire le buche dell'asfalto. Poi le finiture ovviamente sono all'altezza, adeguate al costo della penna, e ci mancherebbe, cosa che invece non è adeguato al costo della penna, a mio parere personale si intende, è la confezione. Insomma, si poteva prevedere qualcosa di meglio, anche perché modelli inferiori dispongono di magari un astuccio in legno, insomma. Qualcosa di più, sì, perché l'esborso è notevole, supera i 1000 euro e la coccola che l'appassionato in questo caso, insomma, riceve, secondo me, ci stava anche qualcosina di un pochettino più dedicato e attento. Ovviamente per quelli come ha sottoscritto che interessa la sostanza, quindi sostanza ce n'è tantissima. Vi sto mostrando la finitura del pennino, perché è qualcosa di veramente appunto di inappuntabile. Non c'è niente, non ci sono obiezioni a riguardo, non ci sono dei dubbi da sollevare. È un pennino scorrevole, morbido, burroso, ma non è di quelli sfrenati che bisogna rincorrere. Insomma, è veramente fatto molto, ma molto bene. La penna è lunga. Come si può vedere, è una penna importante, a partire dal diametro, il peso, il volume, insomma, è una penna di quelle con le quali magari non si appunta nell'agendina stretta, non è quella che si mette nel borsello di velocità, non è nemmeno quella che secondo me, o perlomeno per la mia taglia, si può agganciare al taschino. È una penna, si sente proprio la sensazione di solidità e di qualità, è percepita dal fusto al cappuccio alle verette, insomma, l'avrete vista nelle immagini ed è realmente così, molto ma molto bella. Edizione limitata, dicevamo, e anche se vogliamo limitata, comprensibilmente, la scelta delle gradazioni fine, medio fine, insomma, medio e B.
Sono queste tre che vengono proposte, una penna che va anche ordinata, tutto sommato non è sempre disponibile nei negozi proprio per quello che vi sto descrivendo. Il cappuccio si svita, il caricamento è a converter. È un converter un pochettino diverso da quelli conosciuti di Pilot, solo perché è un po' più colorato, mascherato da questa verniciatura nera, qualche scritta in oro, però il funzionamento è sempre lo stesso, quindi la capacità anche quella dei più capienti converter in dotazione alle Pilot. Dal punto di vista del bilanciamento, qui sono rimasto sorpreso perché la penna è una penna pesante, una penna che comunque casca molto bene in mano, generosa la sezione dove si va a impugnare, c'è ampio spazio per alloggiare le dita, insomma trovare il proprio comfort, anche perché non dobbiamo dimenticare che il pennino è un pennino lungo e quindi l'impugnatura risentirà della lunghezza dell'arto che ciascuno di noi possiede. Io che ho una mano medio piccola, insomma, ho dovuto trovare un pochettino la giusta convivenza, non tanto perché la penna non me lo consentisse, quanto piuttosto per ottenere la corretta angolazione per far lavorare al meglio il pennino. Si trova con molta facilità perché è una penna comoda e il bilanciamento c'è. Infatti potete vedere che si può scrivere anche impugnandola, non dico sul codale, ma quasi. Il pennino è inappuntabile, scrive sempre ovunque e lo fa molto bene. Assolutamente promosso. Sì, mi viene da dire guai se non fosse così, perché insomma è una penna molto molto costosa. Poche altre stilografiche che ho provato riescono a trasmettere queste sensazioni, e cioè un pennino che intanto scrive ovunque, in questo caso lo sto provando su una carta fatta a mano, quindi con tutte le irregolarità, le sporgenze, le asperità delle fibre esposte, la carta, non dimentichiamoci che nasce dagli stracci, dalle fibre, dal cotone, dal legno, e quindi siamo abituati a scrivere sulle carte lisce che ci propongono oggi, pensate prevalentemente per roller e biro. Ma quando si va in un terreno complicato come questo, soltanto i migliori riescono a scriverci sopra. Un pennino arrotondato, rifinito in maniera magistrale, che non ha problemi di sorta. Ma soprattutto quello che mi ha colpito maggiormente è questa scorrevolezza unita al controllo, cioè non è sfrenato, riesce a scrivere bene e possiamo chiudere l'occhiello, possiamo decidere di lasciarlo un po' più aperto, di far terminare le nostre ascendenti e discendenti con una maggiore leggerezza. Ecco perché vi dicevo, non è flessibile come la traduzione dalla descrizione del produttore vorrebbe farci immaginare, quanto piuttosto un pennino elastico, propenso ad accordarsi con i movimenti della mano e quindi a rendere tutto piacevole e privo della fatica che a volte invece impegna la parte della scrittura. Vi lascio alle immagini perché valgono più di moltissime parole. Ringrazio chi mi ha prestato la penna e credo che sia un ringraziamento esteso anche da tutto il pubblico che mi segue perché, insomma, io provo queste cose, poi vi racconto un po' le mie impressioni, che ovviamente sono molto personali, ma spero orientative, un po' indicative, leggendone e ascoltandone altre. Credo che ci si possa fare un'idea di quella che è una penna stilografica, anche se non si è mai toccata con mano e impugnata. Grazie amici e alla prossima.